I reati più importanti, le fattispecie più importanti eh, sono sicuramente quelle di bancarotta. Eh, la bancarotta è, eh, può essere una bancarotta, eh, eh, diciamo così, nella forma più grave, fraudolenta e una bancarotta semplice. Gli eh, articoli 216 e 217 della legge fallimentare eh, regolano appunto la bancarotta propria, cioè quella bancarotta che può essere... Eh, realizzata dall'imprenditore, gli articoli 223 e 224 invece eh, sono eh, gli articoli dedicati alla bancarotta eh, fraudolenta e, eh, e eh, alla bancarotta semplice che possono essere commessi da un'altra serie di persone tipizzate, quindi solo da quelle che sono, oltre all'imprenditore come detto, i direttori generali, gli amministratori, i liquidatori e i sindaci delle società. Quindi si tratta comunque di reati quelli eh, della legge eh, fallimentare che sono reati cosiddetti propri, perché richiedono per la loro commissione che eh, le persone che li commettano abbiano una qualifica particolare o di imprenditore o mh, di direttore generale, eh, liquidatore e amministratore e sindaco. Eh, la bancarotta fraudolenta eh, richiama eh, diciamo in sé tre fattispecie. Eh, fondamentali e, e più importanti che sono la bancarotta patrimoniale eh, che riguarda appunto quelle azioni che vengono commesse eh, sul patrimonio della società distrazione eh, dissimulazione occultamento eh, dissipazione eh, sono tutti atti che eh, possono avvenire prima la sentenza di fallimento e quindi si parlerà di una bancarotta prefallimentare o dopo eh, la sentenza di fallimento e quindi una posta fallimentare, ma riguardano sempre il patrimonio della società. Abbiamo una bancarotta documentale, sono quei comportamenti che puniscono l'imprenditore e le figure, come ho detto, richiamate dall'articolo 223-224 che ehm, non tenga regolarmente le scritture contabili. Eh, e poi abbiamo la bancarotta preferenziale. Eh, che eh, può essere una bancarotta eh, che riguarda appunto eh, dei pagamenti preferenziali, oppure può essere preferenziale nel senso della costituzione di garanzie, vantaggi o crediti per alcuni creditori nello specifico e riguarda appunto una preferenza che eh, si riserva ad alcuni creditori in danno di altri creditori. In realtà, come ho detto, la legge fallimentare. Contiene anche altre fattispecie di reato. Eh, abbiamo il ricorso abusivo al credito, per il quale peraltro, eh, pur essendo eh, inserito nella legge fallimentare eh, è un'ipotesi un po' atipica perché è l'unico caso che non richieda eh, perché si possa procedere, eh, non richiede la sentenza di fallimento. Eh, abbiamo poi eh, una serie di altri, eh, di altri condotti minori che puniscono eh, delle omissioni da parte del fallito che non comunichi, eh, non ottemperi determinate comunicazioni, oppure eh, non la creazione di, eh, in sede di insinuazione al passivo del fallimento da parte dei creditori di eh, crediti inesistenti per i quali ci si insinua. Però, diciamo che. Eh, le fattispecie più importanti sono certamente queste. C'è anche il mercato di voto, che è una fattispecie che eh, in passato non ha trovato una grandissima applicazione, ma che in qualche modo potrebbe oggi venire in rilievo, soprattutto eh, rispetto eh, alle modifiche adesso vedremo eh, come alle modifiche che sono state introdotte nella legge fallimentare. Credo che sia. Eh, possa essere importante un breve cenno in questa sede alla valenza della sentenza di fallimento. Eh, vi risparmio eh, le, le discussioni eh, in dottrina, in giurisprudenza, su, su come debba essere considerata la sentenza di fallimento rispetto ai reati fallimentari. Dottrina maggioritaria ritiene che sia una condizione obiettiva di punibilità, cioè... Un elemento eh, senza il quale il reato, pur essendo nelle sue fattispecie eh, essenziali, perfetto, non può eh, non realizzandosi questa condizione, non può essere perseguito. Eh, dottrina minoritaria ancora, ma a mio parere comunque importante, la considera addirittura, la qualifica come una condizione di procedibilità, come se fosse una querela, quindi comunque un elemento esterno al reato, la giurisprudenza, che è poi quella che conta, eh, invece la considera un elemento costitutivo del reato. Questo, questo cenno che vi faccio non è, eh, non è irrilevante perché... Eh, eh, Capire se la sentenza di fallimento sia un elemento che compone il, il, eh, il reato o sia un qualche cosa di esterno diventa fondamentale per capire quando il reato si consuma e da quando decorrono anche i termini per esempio di prescrizione del reato. Perché se noi lo consideriamo una condizione di obiettiva di punibilità e quindi un qualche cosa che prescinde dal perfezionamento del reato, eh, eh, la sentenza eh, può avvenire anche anni dopo rispetto alle condotte eh, che sono vietate dalla legge e quindi punite, e allora il reato, nel momento in cui interviene la condizione, cioè la sentenza di fallimento, eh, si riterrà perfezionato nel momento in cui si erano realizzate tutte le fattispecie essenziali, ma non eh, a prescindere appunto dalla sentenza, e quindi partirà prima il termine di prescrizione, altrimenti, come la giurisprudenza, direi. Eh, praticamente consolidata e eh, incontrastata dice è un elemento del reato il reato di bancarotta si riterrà perfezionato nel momento in cui interviene la declaratoria di fallimento quindi il luogo dove si radica la competenza eh, per procedere è il luogo eh, in cui, del tribunale in cui è stata emessa la sentenza di fallimento, la data da, in cui si ritiene che il reato di bancarotta eh, o un reato fallimentare eh, eh, che eh, deve essere prescritto si riterrà commesso il, nel momento in cui è stata adottata e emessa la sentenza di eh, fallimento. Quindi la sentenza è un elemento... Importante. Un altro cenno che credo ancora è, mh, possa avere un, un suo rilievo per, nostro, eh, così, per queste nostre considerazioni è, eh, è proprio anche che cosa succede eh, se la sentenza eh, eh, di fallimento eh, venga eventualmente riformata. Cioè ehm, la sentenza eh, eh, può essere una sentenza definitiva e allora in questo caso nulla a questio, interviene la sentenza di fallimento, incomincia il procedimento per bancarotta, eh, per, per quelli che possono essere i reati che si ritiene per i quali è necessaria la sentenza e nessun problema. Ma molto spesso la sentenza viene impugnata e, e, e nel frattempo in contemporanea inizia anche il procedimento per la bancarotta. Si ritiene che i due procedimenti siano assolutamente autonomi. Il giudice penale ha libertà eh, di sospendere il procedimento penale in attesa che si definisca il procedimento relativo eh, alla, alla, alla declaratoria di fallimento. Eh, può, ma non deve. Generalmente quello che, eh, quello che si sostiene è che il giudice penale, nel momento in cui viene investito di un problema di questo genere, valuta... La fondatezza e la verosimiglianza che quella sentenza di fallimento che è, che è ancora subiudice perché magari è, è, sta procedendo una fase di impugnazione potrebbe essere effettivamente accolta, quindi sulla, sulla importanza e sulla fondatezza di quell'appello potrebbe anche sospendere. Però non è necessario perché, in effetti, come in parte è anche successo, se la, la modifica, cioè la revoca del fallimento, dovesse intervenire nel corso di un procedimento, se la sentenza, eh, non è ancora intervenuto un giudicato penale, si arriverà a una soluzione perché eh, manca un elemento essenziale del, del reato o mh, manca una condizione di procedibilità o una condizione obiettiva, a seconda di come la si voglia qualificare, comunque il procedimento arriverà a una facile assoluzione. Altrimenti se si è formata una sentenza definitiva di condanna, in quel caso il condannato potrà esperire il procedimento per la revisione e quindi comunque ottenere giustizia rispetto al procedimento penale che si basa sempre sulla essenziale presenza della, della sentenza che in quel momento non essendoci più non farebbe venire meno anche gli effetti del giudicato.